Il diavolo. Shit. No. Il diavolo siete! Il temperamento ruvido, affascinante e patetico dell'attrice. Questo ha scritto un critico. Qual è l'aggettivo che le si confà di più? Oddio, ero distratta. Com'è? Ruvido? Ruvido, affascinante e patetico. Ruvido forse. Affascinante, non lo so, non direi. Quindi quello che è patetico, più... Patetico, patetico. Questo... Ma non mi va nemmeno patetico, le dirò. Eppure c'era qualcosa di patetico quando nelle sue parole, quando è arrivata a Roma dall'America, si ricorda, dopo la rosa tatuata. Cosa c'era di patetico? Ah, beh, sì. Ma questo amore... Non ero stata mai tanto lontano da Roma come allora. Sono rimasta 5 mesi per la rostatù. E quando sono tornata a Roma avevo proprio bisogno, avevo bisogno di rivedere Roma. Ma dopo questo... tanti grattacieli avevo bisogno di rivedere i tetti bassi, le chiese sedute sui tetti. Quindi una specie di amore viscerale, beh, lo possiamo, sì, chiamare. Beh, sì. Ma lei non è nata ad Alessandria d'Egitto? Oh no, senta, non so chi ha messo in giro questa storia. Io sono nata a Roma e so anche dove, a Porta Pia, si figuri. Comunque le sue biografie ufficiali parlano di Alessandria d'Egitto. Non ci posso far niente. Non sbaglio. Che mia madre ha vissuto un po' in Egitto e si è sposata in Egitto. E io l'ho raggiunta per un anno in Egitto e da questa è nata la faccenda della nascita in Egitto. No, francamente, io voglio essere nata a Roma perché sono nata a Roma. Signora, è fiera di quel suo periodo che è stato qualche volta piuttosto duro sui palcoscenici del Varietà? Io sono orgogliosissima di quel periodo perché penso di aver fatto delle belle cose. Che cosa le riesce più difficile da ottenere da se stessa come attrice? Non lo so. E come donna? Non lo so. Si ricorda quella scena di Bellissima davanti allo specchio? Mm-hmm. Lei, quando si interrogava Maddalena Cecconi, che cos'è? Che cos'è quando un'attrice? Quando si pettina? Sì. E dice, in fondo avrei potuto fare l'attrice anch'io? Sì. Un'attrice, un attore, un artista è una cosa molto difficile da definire. Non so, qualcuno prima di me l'ha detto, sono degli egoisti, degli egocentrici, un po' esibizionisti, però guai se non ci fossero gli attori. Perché gira così pochi film in Italia in questo periodo? Perché quelli che mi offrono non mi piacciono per niente. E siccome ne ho fatti già abbastanza di brutti negli ultimi anni, non ne voglio fare più. A quale esperienza potremmo ricollegare questa della lupa? In cinema, teatro? Al mio primo film in America, quando ho dovuto parlare in inglese. Come emozione, come nervosismo, come tutto. E da un punto di vista del contenuto, diciamo? Cioè questo personaggio di donna fiera, belluina, selvaggia. C'è molta Anna Magnani in tutto questo. Sì, ma anche in Rostatù c'era. Del resto la lupa è un lavoro che io sognavo da molti anni, e anche Franco De Firelli, di realizzare. Quando ha avuto la sensazione di diventare veramente, che sarebbe potuta diventare veramente un'attrice? Ma io non so nemmeno se la sono un'attrice, sa? Perché cosa vuol dire essere un'attrice? Io una sera sono in un modo e una sera in un'altra. Un'attrice dovrebbe essere tutte le sere uguali. Ma io non so giudicarmi, confesso francamente, non... se mi chiedessero di dare un'opinione su me stessa non la so dare. La lascio dare agli altri, è meglio.
Che cosa la indispone maggiormente nella vita, nei rapporti umani? Questo l'ho detto 2000 volte, l'ipocrisia. E in se stessa? In me stessa. Boh. C'è dei giorni che non mi posso vedere, dei giorni che mi sono tanto simpatica, dunque non lo so. Ma quale crede che sia il pregio di Anna Magnani, donna, non attrice? Donna, io credo di avere dei pregi. Adesso mi faccio un po' di complimenti. Sono profondamente umana e anche se non si vede, sento di avere molta poesia dentro. Sono molto leale, molto. Bastano, pare che basti. La offendono i giudizi duri che si possono dare qualche volta su di lei? Su di me come attrice o come donna? E come attrice e come donna? Come donna mi offendono, come attrice no. Che ognuno ha diritto di giudicare come crede. Qual è l'insegnamento maggiore che crede di avere avuto dalla vita? Tanti insegnamenti dalla vita che non se ne può dire uno. Il coraggio. E dalla vita di attrice quale insegnamento? Non lo so. Insegnamento, io direi più un gusto, di un'ambizione di essere amata da tanta gente. Molto bello come sensazione. Il palcoscenico vede ancora Anna in una prova altrettanto impegnativa, in una pièce ispirata ad un personaggio classico, Medea, scritta nel nostro secolo da un grande autore francese.